Veniamo al tema. Sette segni che indicano che lui non è adatto a te. Allora, quali sono sette segni che indicano che questa persona non è adatta a te? Per diversi motivi non è adatta a te, per diversi motivi non è la persona giusta per te. Allora, ci sono diversi segni. Allora, il primo di questi segnali è che, diciamo, ecco, c'è una cosa fondamentale, devi sapere tu che obiettivo hai, ovviamente, perché chiunque può essere adatto a te. Quindi, prima cosa, definisci il tuo obiettivo. Adesso io qua faccio diciamo, l'ipotesi che cerchi una relazione stabile, perché è ovvio che se anziché una relazione stabile che può manifestarsi poi a diversi livelli, diciamo, dal fidanzamento alla convivenza al matrimonio, insomma, però una relazione stabile di coppia. Questa è l'ipotesi. Perché se poi tu invece cerchi, che ne so, una volta al mese dal parcheggio del cimitero, allora molte situazioni potrebbero cambiare. Quindi ti esorto comunque, in ogni caso, a definire che obiettivo tu vuoi dalle tue relazioni sentimentali. Ricordati sempre il detto di Seneca. Nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa dove andare, quindi devi sapere dove andare. Io ho cambiato un po' questo aforisma, è diventato un aforisma taramascheo, se vogliamo. Tutti i venti possono essere favorevoli per il marinaio che sa dove andare, quindi questo è importante, devi imparare a, diciamo, trovare le giuste dritte, le giuste direzioni, perché quindi è molto importante questo, come dire, far andare le cose per il verso giusto, quindi saper ottenere i giusti risultati. Quindi non devi, essere così, non so quello che voglio, perché se uno non sa quello che vuole, otterrà sicuramente ciò che non vuole. Questo te lo posso garantire. Quindi questa è la condizio sine qua non per qualunque cosa, ma non soltanto in ambito sentimentale affettivo, in tutti gli ambiti della nostra vita. Allora, il primo segno è se questa persona non è disponibile romanticamente con te. Non devi complicarti la vita e cercare uomini che non sono sentimentalmente disponibili se tu vuoi una relazione sentimentale affettiva, perché potrebbe non essere sentimentalmente disponibile per i suoi blocchi, per le sue chiusure, perché è innamorato di un'altra. Certo, uno dice, ma applico le tecniche di seduzione, va bene, ma come dire, non è, diciamo, la persona giusta in questo caso, perché le tecniche di seduzione possono servire quando c'è diciamo, per ottimizzare, per migliorare, per raggiungere dei risultati, quando c'è un substrato utile, insomma. Se la persona non è disponibile, chiusa ermeticamente, perché magari è depresso, perché magari ha in testa un'altra, questo è da tenere presente che non è adatta a te, e quindi siamo in 8 miliardi, trovatene un altro. Un'altra cosa, se è un personaggio libertino, anche qua, certo, le tecniche di seduzione possono servire, ma se tu ti rendi conto che è libertino, corre subito, va subito veloce, vuole quello, allora probabilmente non è adatta a te. È ovvio che uno da libertino può anche diventare nei secoli fedele come l'arma dei carabinieri, però diciamo che se una persona ha 40 anni di onorato libertinaggio alle spalle, ma perché devi cercare di agganciarti a quello? Certo, perché ti dà emozioni, perché sono le emozioni che ti dà, però bisognerebbe imparare a trascendere un attimino questa cosa e cercare comunque di non essere così schiavi di questa emotività e avere la capacità di autosomministrarsi le emozioni. È un altro punto, questo è un altro punto fondamentale. Il terzo punto è che non è andata a te se ha, diciamo, una posizione sociale disastrata, una posizione economica disastrata, se è uno scappato di casa, diciamo così, catramista, cassa integrato, senza fissa dimora. Per carità, nulla contro il catramista, cassa integrato, senza fissa dimora, però perché metterti con una persona del genere? Questa è la domanda. Ah, ma perché io lo amo? Va bene, però poi in una relazione a lungo termine avrai delle rogne. Ora, se tu sei consapevole che avrai delle rogne, dice non mi interessa, mi voglio tenere le rogne, per carità, de gustibus non disputandum est, vuol dire che il tuo obiettivo è trovare una persona
complicata, problematica. E qua diciamo, intendo tutte le problematiche, anche problematiche legate a dipendenze, legate a, insomma, se il tuo obiettivo è fare una vita di merda, aggiungerti dei problemi che altrimenti non avresti mai avuto. Se non avessi interagito con questa persona, va bene, però devi esserne consapevole, non pensare di andare in paradiso quando poi stai imboccando la strada per l'inferno, perché, come dire, se tu sei consapevole che stai andando all'inferno e ti va di affrontarlo, va bene, vuol dire che quello era il tuo obiettivo iniziale, perché sennò poi le persone si lamentano, magari non subito perché l'emozione travolge, ma dopo poco tempo iniziano a fare il grido della malgacozza, quindi questo, per carità, ognuno può vedere questa cosa, però questo è un altro punto che secondo me il terzo punto è fondamentale. Il quarto punto è se è una persona gelosa, eccessivamente gelosa e possessiva. Non va bene, non va bene, cioè c'è poco da fare. Una persona gelosa e possessiva, eccessivamente gelosa e possessiva, ti genererà dei problemi. Non è la persona adatta ad una relazione stabile, diventerà un tormento, diventerà uno stalking. Anche qua sarà difficile da cambiare, sarà difficile da far sì che poi, la gelosia passi magari anche rapidamente. Sarà veramente molto complicato. E poi, il quinto punto è, se è un menzognere. Se ti rendi conto che ti racconta tante bugie, per carità, uno dice, vabbè, ma le bugie, sì, va bene tutto, vanno bene anche le bugie, però tieni presente che nell'ambito di una relazione stabile, una relazione affettiva stabile, non è che poi questo diventerà subito sincero, ti terrà subito un sacco di, avrà un sacco di cose, insomma, quindi io lo eviterei, lo scarterei. E poi un altro punto è se è troppo attaccato, diciamo così, alla famiglia d'origine, soprattutto alla mamma, se è un mammone, che potrebbe dirsi un Peter Pan, cioè una persona che non ha voglia di crescere, che in qualche modo resta sempre un po' infantile, ti può far vivere una relazione romantica, va benissimo per una relazione romantica, ma qualora tu appunto volessi una relazione sentimentale affettiva, di altra natura diventa più complicato, diventa, diciamo, cioè, diventa un qualcosa che non, che secondo me non è proficuo, insomma. E poi, ultimo punto, se non ti apprezza, una persona che non ti apprezza, che non, ti stima, che non ti dà considerazione, denigrante, potrebbe essere pure un po' narcisista, ecco, questo tipo di persone io me le toglierei dai piedi, insomma. Ecco, questi sono sette segnali che devi prendere in considerazione, che ti fanno capire che quella persona non è adatta a te, e quindi tanto vale guardare oltre, tanto vale cambiare, tanto vale trovare nuove possibilità. Bene, 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 per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. E se il video ti è piaciuto, sotto il video trovi il cuoricino. Super grazie, quindi clicca sul cuoricino e fai una piccola offerta al canale, un gesto di simpatia, anche solo del valore di un caffè, che comunque è sempre ben accetto.